Dottore Volpe, è finalmente arrivato il momento in Italia di dare il giusto valore all'immenso patrimonio di beni culturali paesaggistici in Italia. Perché ci chiediamo, lo chiediamo anche a lei, se i padri della Costituzione dedicarono addirittura parte dei principi fondamentali alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali, oggi ancora questo principio non è pienamente attuato. Perché? Perché c'è un ritardo culturale, direi quasi ideologico in questo senso, da parte di chi vede in contrapposizione tutela e valorizzazione, che appunto, come lei giustamente diceva, sono già fissati nell'articolo 9 della Costituzione, quando i padri costituenti hanno legato strettamente la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, allo sviluppo della conoscenza e quindi a quello che noi oggi chiamiamo valorizzazione, perché non ci può essere valorizzazione senza innanzitutto conoscenza, quindi senza ricerca, senza comunicazione, senza restituzione di valore e di senso, che non sono un qualcosa di statico ma è qualcosa di profondamente dinamico, al patrimonio culturale. Invece il patrimonio culturale è stato sentito come qualcosa da tenere sotto teca, o meglio in cassaforte, e invece è un patrimonio diffuso di cui soprattutto le comunità locali devono riappropriarsi, perché è innanzitutto il loro patrimonio. Non tutto può essere gestito necessariamente dallo Stato o dalla Regione, ci sono cose che possono essere gestite direttamente, ma ci sono la stragrande maggioranza delle presenze del patrimonio culturale che possono essere date in gestione in forme innovative, in cui il pubblico fissa le regole, fissa gli obiettivi e effettua un monitoraggio, una valutazione, ma poi si trovino le forme migliori, che possono essere quelle di una piccola società, di una cooperativa, di un professionista, di un'associazione. Lo si studi di volta in volta con progetti di gestione sostenibili e con buone idee da mettere in campo. Gela entra a pieno titolo nel circuito dei castelli grazie alla Lions di Caltanissetta dei Castelli e ci piazziamo con una bella fotografia, un bellissimo scatto al terzo posto, come il terzo scatto ma anche il castello, uno dei più interessanti del territorio del comprensorio. Sì, anche questo ancora una volta dimostra che abbiamo dei monumenti e delle opere che meritano di essere visti. Diciamo un complimenti a Vincenzo Lauretta per la foto che ha fatto su Castelluccio, che è bellissima e anche evocativa da un punto di vista veramente interessante. Il Castelluccio è interessante anche dal punto di vista architettonico, con un'architettura squadrata, perfetta, in perfetto stile normanno. È un'iniziativa del Lions di Caltanissetta interessante, perché ha messo in evidenza e rilievo i castelli che ci sono nell'ex provincia e ha voluto inserirli in un contesto librario di sicuro interesse.